le elezioni prevedono che in ogni sezione elettorale ci sia la possibilità che una lista presente in quelle elezioni possa verificare il corretto svolgimento delle suddette elezioni. Normalmente, come si faceva fino a poco fa, cioè i delegati della lista che a livello nazionale, come abbiamo visto, no, per Campania 1 sono Danilo e Maria, per il Senato invece Danilo e Francesco, che è un ragazzo di Benevento, perché a livello di Senato è tutta la regione la circoscrizione, no? C'è questa piccola differenza tra Senato e Camera. Quindi i delegati della lista avevano la possibilità di nominare una persona assegnandola a una o più sezioni per poter verificare questo, per effettuare questa attività di verifica e di controllo del corretto andamento in particolare dello spoglio, ma comunque in genere di tutta l'operazione elettorale. In particolare in questa elezione è stata introdotta un'altra opportunità, perché ci si è resi conto che essendo le circoscrizioni abbastanza vaste, in particolare mi riferisco al Senato e tutta la Regione, i delegati della lista, che sono due, avevano da gestire un numero di comuni, un numero di sezioni veramente spropositato. Allora la legge permetteva di fare che cosa? Di fare delle subdeleghe. Quindi delegare questa attività di nominare, di assegnare delle persone alle singole sezioni, di subdelegarlo ad altre persone. E questo è il meccanismo generico. Quando siamo partiti con questo discorso del gruppo di coordinamento, che si è pensato di fare? Su iniziativa poi, ecco, un po' loro, di Luigi e di Enzo, dice, beh, l'ideale sarebbe avere una persona per ogni comune. Perché? Perché il rapporto che bisogna avere col meccanismo di delega, di autenticazione e di designazione del rappresentante è normalmente col comune. Perché? Perché quella è la via più semplice, perché l'autenticazione delle designazioni dei rappresentanti fatta presso un funzionario comunale è gratuita. Perché? Perché poi c'è la possibilità di portare tutte le designazioni al segretario comunale, il quale poi le imbusterà nelle buste che arrivano al presidente di seggio, quindi si troveranno direttamente là. Quindi il rapporto ideale sarebbe stato con lui. Però il problema qual era? Che in la provincia di Napoli, se non sbaglio, sono 92 comuni. Chiaramente avere 92 persone, avere 92 delle, sarebbe stata una cosa abbastanza ingestibile anche da quest'altro punto di vista. Però abbiamo detto, cerchiamo un compromesso, un qualcosa che sia tra i 2 e i 92. E allora si è detto, vabbè, prendiamo ad esempio quelli che erano i vecchi collegi elettorali che raggruppavano la circoscrizione Campania 1 in N. La provincia di Napoli la raggruppavano in 30 collegi circoscrizionali. 30 già si sembrava un numero ottimale ed è un giusto compromesso tra 2 e 92. E proprio prendiamo a riferimento questi collegi che raggruppavano normalmente, diciamo, 80-100 mila abitanti, insomma, come numero di abitanti sui vari comuni che erano presenti in questi gruppi. E nominiamo dei delegati per ognuno di questi collegi. Quindi è partita tutta questa operazione di ricerca volontaria per ogni zona di persone che si prendevano quest'onere e sono stati, diciamo, nominati questi subdelegati. Nomina che viene fatta appunto con le deleghe che Maria distribuirà stasera, dove i due delegati dichiarano che quella persona è subdelegata per quei determinati comuni. Cosa succede a valle di quest'atto formale? Succede che il subdelegato diventa praticamente autonomo nella designazione dei rappresentanti di lista. Cioè lui autonomamente può portare i moduli delle autenticazioni dei rappresentanti, sì, che sono sia di Camera che ricordate che quando sto dicendo vale sempre raddoppiato perché purtroppo c'è la separazione di Camera e Senato. Allora, questi moduli devono essere compilati, questi che ho inviato qua tutti i superdelegati prima,
devono essere compilate. Qui infatti che leggete? Che Eskil, la sottoscritta, cioè il subdelegato in pratica, designa il signor e il signor eventuale rappresentante a rappresentare il Movimento 5 Stelle presso la sezione elettorale numero del comune. E questo è quello che noi andiamo a fare la politica. Questo lo fa il subdelegato. È chiaro che può sempre fare anche il delegato, non è che è autenticato da un ufficiale. Ecco, perché è importante questa delega? Perché nel momento in cui si vanno ad autenticare queste designazioni, il funzionario, colui che deve fare l'autenticazione, deve verificare che voi siete effettivamente subdelegati. Quindi dovrete recarvi a fare questa operazione di autenticazione muniti di questa delega che avete stasera. Non è che ce la può chiedere quella delega originale, no? Sì, sì, infatti la delega originale. La prende, no, la prenderà. No. Infatti c'è scritto, guarda, esibisco. Okay, esibire, no? Vedi. Questo sarà. No, non è questo, aspetta. Vabbè, sarà uguale, se no. No. Ecco, c'è una frase che dice: il quale mi ha esibito copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dai sopra menzionati delegati di lista alla designazione del rappresentante di lista. La copia che ho esibito è quella che avrete stasera. Ma solo il signore sa quando chiede. No, no, è esibito. Scritto è fatto del Senato e della Campania 1 e Campania 2. Sì, parliamo come tutti. C'è la differenza territoriale. No, sono che sono diverse, però comunque in entrambi i casi cosa, nel caso in cui noi abbiamo un rappresentante di lista che si dovrebbe occupare di più sezioni elettorali, dobbiamo esibire più deleghe, ciascuna per ogni sezione, no, se ne diverse sezioni. O se si segnano tutte sulla stessa delega. Diciamo che dovrebbe essere segnata una sola sezione per ogni modulo. Perché? Perché se usiamo il meccanismo di consegnare queste designazioni al segretario comunale, lui l'abbiamo detto prima, cosa fa? Prende ognuno di questi moduli e le infila nella busta che va al presidente di seggio. E quindi o facciamo n fotocopie della stessa autenticata, però della stessa volta ne faccio, è uguale farne una. Ok, vi posso dare un'aggiunta. Allora, oltre alla figura del rappresentante di lista, c'è anche la figura del supplente. Nel momento in cui io sto in una scuola, ci sono più seggi, do la possibilità ad un altro di potermi sostituire, facendo comunicazione ovviamente al comune. Allora, l'abbiamo chiamato supplente, delegato supplente, cioè rappresentante di lista supplente. Ma solo perché nel caso in cui uno deve andare a casa, però ovviamente nel momento dell'apertura e della chiusura tutti coloro che sono stati designati devono essere presenti. Là non esiste la supplenza. Cioè io posso entrare per esempio in un'altra stanza e chiedere per esempio quante persone hanno votato. Allora in qualità di supplente lo posso fare. Però nel momento dello spoglio dello seggio il supplente non ha più valenza. Riguardo chi è il candidato può avere la possibilità del candidato di girare tra i seggi, ma nei posti dove non ci sono i candidati si potrebbe scegliere una persona che abbia le nomine di tutti o è anche supplente o no? Si può fare una cosa? No, non puoi avere la nomina del rappresentante, il candidato non può avere. No, le diceva una persona. Laddove non c'è il candidato per avere le nomine di tutti i seggi, perché ad esempio, faccio un esempio, l'altra volta per le municipali è capitato che ci segnalavano le matite che non erano a norma, però se tu non sei rappresentante di lista in quel seggio non puoi nemmeno intervenire, cioè deve essere il votante che dovrebbe far mettere a verbale il votante. I candidati durante le sue dovrebbero fare una specie di staff. Ma là dove non c'è il candidato. No, ma ti scrivi con telefono lì, perché se senti che è uguale. No, e nei comuni che non ci sono candidati? Diventerà difficile perché. E per questo dicevo, ci può essere una persona che ha le deleghe, cioè come rappresentante in tutti i seggi? Non si può fare. Perché mi diceva una persona che ha una vecchia esperienza, diceva avevo le deleghe di tutti i supplenti, cioè ero supplente in tutti i seggi. Laddove ci sono io forse. Ah, ho capito che
alle 10, c'è una persona che la supplente dappertutto, cosa che si può spostare dappertutto. No, ragazzi, queste sono scelte che però secondo me ognuno fa come dire.